Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Assassin's Creed 3. Il mio nome è come sempre Quit108 e stiamo andando a trovare un grande magazzino, quindi vediamo un po'. Sotto, dai Ethan. O sotto. Yeah. Allora, dov'è il grande magazzino? Lì a 66 metri, quindi ho sbagliato del tutto strada. Ma va bene. Buongiorno. Correre. Bunch of grapes. Ok. Dannati ladri, questa lurida città sarà la mia tomba. Sì? Entrate nei guai, amico. E infatti è così. Grossi guai, Tim. Che accade? Mi hanno derubato tutti questi fogli. E anche se ho riavuto ciò che è mio, temo sia rovinato. Il libro di te? Non è un banale libro. È un almanacco. Il primo che ho scritto. Oh, perbacco. Benjamin Franklin. Oddio, Benjamin. Ethan Kennedy. Voi non siete di Boston. Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto. Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo. Io non voglio insistere, ma sembrate un tipo sveglio. Se doveste trovare le pagine mancanti, vi ricompenserò. Addirittura. Ecco, io non so se... Va bene. Se avete tempo, evviva. Se no, pazienza. Quel libro è inutile allo stato attuale. Ma se mai riusciste a sistemarlo... Mi troverete in quel grande magazzino. Ah, giù. Io stavo cercando un grande magazzino. Perfetto. Beh, è stato interessante. Bimbo, via dalle palle. Ok. Devo trovare le pagine del manacco, va bene. Quindi. Apri porta. Yeah. Parla col tizio. Cosa desiderate? Fammi vedere, ha questa. Armi normali. Spada e basta. Bene, è un'arma normale. Armi da fuoco, pistola, pietra, focaia. Ok, quindi non è un cazzo. Compra una spada. Ah, devo comprarle. Cosa vi serve, amico mio? Compriamo una spada. E compriamo, tanto devo comprarla per la missione. Merci beaucoup. Perfetto. È stato un piacere. Quindi usciamo. E oddio, un cavallo. Favorevolmente i nostri sforzi per ridurre gli attriti tra le nostre popolazioni. Andremo alla taverna Green Dragon. I proprietari sono eccetera. Sono su un cavallo. Le stanze sono ampie e nessuno ci noterà. Ti hanno detto perché sono venuto a Boston. No, nostro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi. Sì, tu stai andando contro tutte le persone nella strada, sappilo zio. Di farveli incontrare. E hai già organizzato tutto? Sì. William Johnson ci sta aspettando al Green Dragon. Quanto bene lo conosci? Non molto. Ma ha visto il segno dell'ordine e non ha rifiutato l'invito. Va bene. Mostrati leale alla nostra causa e ti metterò al corrente dei nostri piani. Non chiedo di meglio, signore. Oh, quella è una signora. Brutto assino, depravato. Così, signora. A cavalca, zio, in groppa al suo cavallo. Sì. Scusi, signora, c'ho il cavallo che vuole ingropparsi. Signora! Ciao. No, va bene. Cento ho comprato una spada e una pistola esattamente come ha fatto lui, sono fortissimo. Bugiardo, furfante, maledetto bastardo. Capitiamo pure in un brutto momento? Oh, non siate sciocchi, cari. Dio, quanto sei cessa. Gradite qualcosa da mangiare? O da bere, forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato due stanze. Oh, sì! Ma certo,
I signori lì e Kenway, giusto? Vi faccio portare su. Dio spagnolo. Quanto è cessa. Da lei, ok. Vabbè. Vi occorre qualcos'altro? Stare tranquilli. È uno che capisce il volo. Segui Charles Lee. Va bene. Charles, ciao Charles. Come sei carino. Molto più carino di lei. Tu sei un cesso, signora mia. Ok. Signore William Johnson. Piacere. Piacere. È bravo, ma un po' serioso. So che state preparando una spedizione. Pare ci sia un sito dei precursori nella regione. Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo. Ahimè, le mie ricerche sono sparite. Senza non posso aiutarvi. Noi le troveremo. Avete indizi? Il mio socio, Thomas Hickey, sta indagando. È bravo a ottenere informazioni. Bene, ditemi dove trovarlo. Cercherò di accorciare i tempi. Addirittura. Abbiamo saputo di alcuni banditi che vivono in un covo a sud-ovest. È probabile che sia lì. Charles? Signore? Meglio muoversi. Ma certo. Ottimo. Quindi ora giù di qua. Ah, qua dentro non posso correre. Che tristezza. Che mestizia. Va bene. Fuori di qua. È stato un viaggio veloce. Quella porta era come il coso di Narnia. Allora. Thomas Hickey? Chi lo chiede? Ethan Kenway. Dovrebbe dirmi qualcosa. Un po' di rispetto, amico. Calma, Charles. William Johnson ci ha mandato qui da te per abbreviare l'indagine. Non c'è niente da abbreviare. E non mi piacciono neanche i vostri modi sofisticati. Ho già trovato gli autori del furto. Bravo. Allora perché stai perdendo tempo? Sto pensando a come liquidare quei furfanti. Oh. Che pensi mi? Sentiamo. Io uccido la guardia e mi apposto alle spalle degli altri. Voi due arrivate da davanti. Quando apro il fuoco su di loro, voi entrate. Avremo l'effetto sorpresa. Metà di loro morirà prima ancora di capire che succede. Ottimo. Mettetevi in posizione. Ma attendete che io apro il fuoco. Ok. Oddio, ricarica tipo iper lento. Che figata. Ah, questo è l'occhio, ok, bene. Raccogliamo un'arma. Perfetto. Andate via. Non voglio ripeterlo. Nice. Suppongo che io qua non sia il benvenuto. Quindi posso scendere? Addio effetto sorpresa. Yeah! Oh god! Oh god! Date quei fucili, così non dovrete ricaricare. Oh god! Attacca, attacca, attacca. Nice. Aia. Ok. Contrattacca B. Ok, devo scaricare due volte B. Boom. Contrattacca. Nice. Oh, quello sì che fa male.
L'effetto sorpresa è indietro! Andato. Su, saremo sicuri qui dentro! E adesso? Quelle faranno saltare la porta. Avanti, sparate! E va bene. No. LT, ok. Ah, qua posso mirare, perfetto. E poi... Boh! Ora ci divertiamo. Ok. Non era poi tanto sicuro qui dentro. Oh cavolo. Tutti morti. Perfetto. Ma lui uccide così a caso? Cioè non è proprio un assassino, onestamente, no. Direi che valgono qualche penny. Ti riempirai le tasche dopo aver trovato le ricerche di Johnson. Sì, signor. Ecco, gli oggetto. Gettate le armi e magari vi lascerò vivere. Vi faccio la stessa offerta. Ah sì? Niente di personale. Voglio ridare questo scrigno al legittimo proprietario. Non c'è niente di legittimo in Johnson. Non lo ripeterò. Ai ai ai. Va bene. Oh yeah. Nice. Nice, bros. Yeah. Ok, così si fa. Ma in realtà li ho uccisi tutti. Non rubano libri e mappe. Chi vi ha mandato? Non li ho mai visti. Comunichiamo con messaggi e lettere. Ma ci pagano bene, noi obbediamo. Beh, questa storia è finita. Riferisci questo ai tuoi padroni. E quale sarebbe il tuo nome? Non importa. Mi conoscono. LOL. Ehi, Tab. Questo ha un po' di munizioni addosso. Ti conviene prenderle, visto che la tua pistola è a secco. Niente, prendiamo. Dammi i tuoi stivali, cara. Voglia di bere. Occhio, gente, abbiamo compagnie. Tieni d'occhio lo scrigno, Charles. Noi sistemiamo queste cose. Buongiorno. Ehi, 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 ehi. Ehi. Nice. La cattiveria di quest'uomo non ha limite. Quei cadaveri gronderanno oro. È ingiusto sprecare quel ben di Dio. Sei impazzito? In caso l'avessi scordato, c'è parecchio da fare qui. No, oh, ma perché mi devi sempre rovinare la festa? Va bene. Escort mission. Non ho ancora ben capito il sistema di combattimento, ma va bene così. Dormi sepolto in un campo di grano. Non è una rosa, non è un tulipano. Va bene, basta. Allora. Che volete? Yeah. Vieni qua. Ah, ho capito. Ma zio, ti ho sparato. Ok. Ora in testa. Eh no, è più colpito di così, si muore. Spero che questo segno valga lo sforzo. Oh, andiamo. Sono solo dei poveri idioti coi coltelli. Cosa vuoi che sia? Non sono i furfanti che mi preoccupano.
E va bene, va bene, va bene. Quindi altri 4 evidentemente devono arrivare. Beh, le pistole uccidono in 2 colpi, il che rende la pistola un po' inutile al momento. No, no. Ah! Yes! Cos'è? Contrattacca e attacca. Aia. Tu, za, 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 za. Oh, wow! Non si fa. Oh yeah! Ciao zio. Cosa incredibile che si vede. Crepa. Boom. Caro il mio zio, tu sei morto. E io ho perso la vita, quindi devo andare tipo dietro a questo. Depredarlo, perfetto. Deprediamolo. Poi raccogliamo la sua arma, nice. Ah, il moschetto spara iper. Ah, devo ricaricarlo, ok. E c'è, c'è, 2 ore e mezza per sparare. Ok. Ehi, il signor Johnson dovrà raddoppiarmi la paga dopo tutto questo se vuole che resti con lui. Ah sì? Perfetto. Eccovi qui. Vi ringrazio, Mastro Kenway. Ora, ditemi cosa vi occorre. Una bella fanciulla. Dillo. Dai. I segni su questo amuleto, ti sono familiari? Qualche tribù vi ha mostrato roba simile? Si direbbe Kanyengaka di origine. Eh? Sapete indicarmi un luogo preciso? Devo sapere da dove viene. Scusate, quel nome aveva 2 punti in mezzo al nome. Cerchi in mano? Forse. Vediamo che posso fare. Thomas. Prenditi una stanza. Fatti un bagno. Credo che ci fermeremo qui per un po'. Addirittura. Quindi, next. Nice. Sincronizzazione totale. Ah, qua si gioca a dadi. Oddio, il gioco a cui perdo. Va bene. Go. Ci sto. Piazziamo 100 di scommessa, sì. Allora, visuale e tattica, ne mettiamo uno qua. Perché la tattica non ha un'opinione. Poi ne mettiamo uno qua. Poi uno qua. Poi uno qua. Oh, cavolo. Ho sbagliato tutto, potevo metterlo qua e fare un tracing in qualunque senso. Vabbè. Poi uno qua. Poi uno qua.
Ah, devo spostare? Cavolo. E ce l'abbiamo in quel posto. Spostare questo qua. Lui però fa Triss. E mi elimina quello. Ho capito il vostro gioco. Eh sì, ho visto che hai capito, tesoro. Quindi tu ti sposti qua al momento. Lui andrà anche lì, ma io sposto questo qua. Cavolo! Sono pirla. Sono pirla. Andiamo di qua. Ok. Tanto l'ho persa, sicuro. Però ne dovrò vincere una, sì. E questo passo vincerò presto. Hai già vinto. Oddio, posso spostare due pezzi. Non lo sapevo. Ok. Tanto ho perso. E lui rimette questo qua. E ha vinto. Yes. Tristezza. Rifacciamo. No, non 80, 100. Ah, sono 85, va bene. Tristezza. Rivinciamoci i soldi, ragazzi. Visuale tattica. Allora, come a tic-tac-toe. Questo qua. Uno qua. Uno qua. Oddio, mi ha bloccato. Aha. Qua se ne metto uno qua. E lo metto qua. Ah, ho capito. No, devo mettere giù il pezzo. Ok, lo metto qua. Va bene, va bene, va bene. Diavolo. Intanto gli evitiamo di andare a prendere quel Triss lì. Ok. No, se vado di là mi blocca. Mi blocca in ogni caso. Mi ha battuto. Di nuovo. Ho perso tutti i miei soldi a questo gioco di merda. Va bene. Non mi blocca. Ah, vuole andare a fare il Triss, il pezzo di cacca. Nessun problema. Io sposterò questo qua. Lui ha un Triss, mi ha tolto quello. Ok, ma io farò così. E io posso fare... Ah, non posso andare lì troppo lontano. Che tristezza. Vabbè. Perché? Ah, in quello piccolo posso andare di due, in questo qua no. Ok. E mi taglio quello, ovvio. Portiamo di qua. Allora, portiamolo qua. E lui mi toglie un altro pezzo e io sono perso. Odio, odio profondo. Siete mio. Sì.
Perché adesso lo posso fare? Arf. Il mio piano aveva un senso finché non mi hanno detto che non potevo fare questa mossa che potevo fare. Sì. Va bene. Ho perso tutti i miei averi. Andiamocene. Va bene ragazzi, dopo questa tremenda sconfitta direi che poniamo fine qua a questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Credo sia stato di una lunghezza esaustiva. Dovrebbero essere stato. Comunque, il mio nome è come sempre Quit108. Questo è un maiale. Oink oink. Ciao a tutti.